Cosplayer Italiani and Cosplay & Co. in collaborazione con Dr. D presentano La Materassina. La Materassina. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dr. D Channel. Oggi vi farò un tutorial sulla materassina, quella che tutti comunemente chiamano così. Beh, sappiate, la materassina si divide in più e più e più, e potrei continuare così all'infinito, materiali. Allora, la materassina, detta come materassina, non vuol dire un beato ciufolo. Quindi se andate al brico e chiedete "mi dà la materassina", loro vi guardano e vi dicono "vada nel reparto tessuti, troverà sicuramente qualcosa". No, dovete andare lì con le idee ben chiare e ben precise su cosa stai cercando. Partiamo con l'Evafoam. L'Evafoam si chiama anche etilvinilacetato. È un nome tecnico, ecco. Sicuramente saperlo comunque vi farà sicuramente. Detto questo, l'etilvinilacetato o Evafoam è conosciuto per le varie densità. C'è la densità maggiore, c'è la densità minore, c'è comunque, a seconda del tipo e del lavoro che dovete fare, vi servirà una densità diversa, una struttura diversa, uno spessore più grande o più piccolo, che vanno a definire l'Evafoam. Dopo di questo c'è il plastazote. Cos'è il plastazote? Il plastazote è il polietilene espanso. È come l'Evafoam, ma non è Evafoam, perché ha skill diverse, serve per fare altre cose e utilizzi e soprattutto lavorabilità al caldo, al freddo, ha una percentuale di deformabilità diversa. Detto questo, i materiali che comunque andremo a conoscere più approfonditamente, comunque anche negli altri tutorial, saranno principalmente Evafoam e plastazote. Sono questi due grandi rami che adesso vi andrò a spiegare. Andiamo a parlare ora delle differenze dei vari materiali. Allora, Evafoam, come dicevo prima, etilvinilacetato, è un materiale che si termomodella molto molto bene, ma ha una particolarità. È molto molto denso. Se prendete appunto l'Evafoam con un'alta densità, cosa vuol dire alta densità? Vuol dire che le sue particelle sono molto più coese, molto più numerose al suo interno, di conseguenza è un materiale più duro, più rigido, quindi potete usarlo per creare pezzi di armatura, pezzi che comunque hanno bisogno di una certa rigidità, una certa forma e di un certo spessore, perché l'Evafoam lo potete trovare da 5, 10, 0,5 e 1 mm. Quindi ce ne sono di vari, anzi potete trovarlo di anche 3 cm in giro per il web. Quindi è un materiale molto molto versatile. L'ultimo difetto che ha è quello di deformarsi facilmente agli urti. Cioè, facilmente agli urti, spieghiamoci, se voi andate a percuoterlo con una forza disumana, molto probabilmente, se ha, tra l'altro è a bassa densità come quello che si trova in giro nei brico, si andrà a deformare, si andrà a fare la botta che resterà lì per sempre. Quindi è l'unica particolarità negativa che ha l'Evafoam. Se invece andiamo a parlare del plastazote, plastazote è stato studiato per assorbire i colpi. Il polietilene espanso infatti ha questa particolarità ed è infatti utilizzato dai LARPer. Chi sono i LARPer? Sono quelli che giocano con le spade, con le mazze, con tutte armi e comunque oggetti contundenti create appositamente in plastazote e lattice. E queste materiali qua sono molto molto frustrate da appunto botte, perché come potete immaginare un'arma, comunque una spada che viene usata in combattimento, cioè la picchia viene picchiata più e più volte. Se la fate in plastazote, come dicevo prima, è un ottimissimo materiale, appunto, che va a garantirvi sicuramente una buona durevolezza della vostra arma, che sia una spada, una mazza o chi che sia, e non si deformerà facilmente, soprattutto l'anima che c'è all'interno resterà integra per molto moltissimo tempo. Quindi se dovete fare delle armi, se dovete fare delle spade o comunque delle cose che sono soggette a molte sollecitazioni, andate ed orientatevi sul plastazote. E se dovete appunto fare del cosplay vero e proprio, vi orienterei principalmente sull'Evafoam, che è quello più indicato. Poi andiamo ora a definire un attimino l'Evafoam, che comunque
ha vari spessori e varie densità. Cosa vuol dire? L'Eva Foam, avendo varie densità, si deforma, come dicevo prima, ma a seconda della densità si piega e si modella meglio al calore. Quindi se avete una bassa densità e andate a modellare con la pistola termica, verrà sicuramente un lavoro molto molto preciso e modellato come lo state modellando voi. Quindi è un ottimo amico della pistola termica, l'Eva Foam. Partiamo dal presupposto che sono tutti e due lavorabili con più o meno gli stessi oggetti, quindi si va a parlare di Dremel, se vi piace scolpire, ma è praticamente indispensabile se volete fare dei cosplay con i contrococomeri, se vogliamo così, giusto per non dire parolacce. Il taglierino è il più grande amico del cosplayer, anche se vi taglia le dita, fa niente, è il vostro amico, lui non lo fa apposta, è colpa vostra, sappiatelo. Quindi taglierino e Dremel. Dopodiché andiamo sugli oggetti un po' più avanzati. Taglierino e Dremel sono quelli principali. Andiamo sulla seganastro. La seganastro, secondo me, è indispensabile se vuoi fare dei lavori precisi velocemente. La levigatrice. Levigatrice, allora, potete usare sia il Dremel per fare le piccole cose, ma se dovete stare lì a diventare matti, a levigare l'Eva Foam o il plastazote a mano con la carta vetrata, vi consiglio di acquistare una levigatrice a nastro. Costa un pochettino, però comunque vi darà ottime soddisfazioni, perché il lavoro vi risulterà molto ma molto più semplice, molto molto più veloce e soprattutto è divertente da usare, diciamolo, cioè è una cosa fuori di testa. Un altro strumento che sicuramente pochi di voi hanno, ma è utilissimo perché dà una precisione elevatissima, è il taglio laser. Il taglio laser lo potete trovare su Amazon, su Light in the Box, su Gear, Best Gear, cioè lo trovate veramente un po' ovunque. Non costa neanche tanto, uno dice taglio laser, no, non costa tantissimo. È una cosa, diciamo, particolare. Lo trovate sul prezzo di 70, 100, 150, quella lì è la fascia di prezzo, medio-alta. Però veramente una volta collegato al computer e detto quello che deve fare è la fine del mondo, perché se dovete fare degli ingranaggi precisi, dovete fare delle forme particolari con tantissime curve e quant'altro, è un ottimo aiutante, diciamo, in questo senso. Ora parliamo della taglierina a caldo. Allora, la taglierina a caldo è quella taglierina che ha un filo che diventa incandescente all'accensione a varie temperature, appunto, serve per tagliare principalmente il polistirolo, ma va benissimo anche per tagliare plastazote e l'Eva Foam. Quindi se avete anche questa posto di quella laser, potete comunque utilizzare la taglierina a filo incandescente. L'incollaggio invece è una parte fondamentale di chi ha bisogno di fare cosplay. Cosa c'è da sapere? Allora, le colle che si utilizzano di più sono la colla a caldo e il Bostik. La colla a caldo invece, secondo me, sì, va benissimo, incolla benissimo i materiali tra loro, ma crea spessore. Crea spessore e, boh, a me non piace particolarmente, non la uso spesso quando devo appunto incollare varie parti, ma utilizzo il Bostik, che è una patina veramente sottilissima che va data con la spatolina sui bordi, su comunque il piano che dovete incollare, e non crea tantissimi spessori, quindi tra una parte e un'altra che andate ad incollare non c'è questa grande fessura che dovete poi andare a coprire, quindi è molto molto più facile poi procedere con il lavoro. La rifinitura la si fa principalmente con il Vinavil, si vanno a dare 2, 3, 4 mani, anche 5 se volete cose fatte bene, di Vinavil a strati non troppo spessi ma neanche troppo sottili, mischiata con quel goccino di acqua giusto per dargli la viscosità giusta al pennello, appunto per essere più maneggevole. Un'ottima base per andare poi successivamente a pitturare. Io principalmente utilizzo il Vinavil con 2 strati di Vinavil, dopodiché vado con uno straccio umido a strofinare tutta la parte dove ho appunto fatto asciugare precedentemente il Vinavil, e ho una base praticamente liscia, ma proprio è perfetta.
quindi dopo andare a pitturare con le bombolette acriliche, che vanno veramente benissimo. Io vi consiglio, tra l'altro, le fai tu, che costano 3,90 euro, giù di lì, sì, 3,90 euro o 2,99 euro, le trovate un po' di questi prezzi qua, ed è un ottimo prodotto, a me piace veramente tanto, non si screpola, non dà problemi successivamente, quindi se volete un buon lavoro, Vinavi e bomboletta sono ottimi amici. Oppure potete usare tranquillamente gli acrilici a pennello se dovete fare particolari effetti. Ma comunque questa qua è la lavorazione finale. Voglio salutare chi ci ha sponsorizzato questo video, quindi Cosplay Italia, cosplayer italiani, che mi dà l'opportunità appunto di insegnarvi e di trasmettervi quello che so sul Bastazzotte. Inoltre saluto anche cosplayando.com, che ci sta sponsorizzando tutto quello che è relativo al materiale, quindi tutto il plastazzotto, l'eva foam, il foamy, chi che sia, ce lo sta dando lui in sponsorizzazione, quindi saluto e andate a comprare da lui. Detto questo ragazzi, Dr. D per oggi ha finito, ci vediamo al prossimo video con il come effettivamente lavorare sul plastazzotto e sull'eva foam. Ciao!